Il festival naturalmente ha mille sfaccettature, come dicevamo nei giorni scorsi sono venuti ben 7 direttori dai festival più importanti del mondo a testimoniare la vicinanza a questa grande iniziativa che è stata quella di aprire al cinema da parte della Mostra del Cinema di Venezia in epoca Covid-19, e non è stata un'impresa da poco. E quindi con i direttori dei più importanti festival, fra cui anche quello di Cannes, Henri Fremont, noi abbiamo al nostro microfono adesso Rodrigo Diaz, cileno, trapiantato in Italia da parecchi anni, un uomo di cultura di straordinaria importanza, e rappresenta un po' con il suo festival a Trieste, il festival latinoamericano, il festival più importante d'Europa, l'intera cinematografia latinoamericana. Insomma, questa nuova avventura di Venezia apre finalmente le porte ad una indecisione su un piano realizzativo. Trieste si farà. Sì, e rompe gli schemi anche alle istituzioni che magari con giustificata prudenza si sono comportate in questo periodo. Devo dire che le istituzioni di Trieste, della regione, sono state molto accorte, sono state molto solidali, hanno accompagnato, hanno sostenuto le alternative, ben consapevoli che un festival online, io non so come chiamarlo, perché un festival è un'altra cosa. Infatti noi faremo il festival ibrido, cioè faremo, sperando che 2/3 siano in sala e 1/3 sia online, ma quella parte che sarà online forse sarà l'unico festival che in Italia potrà essere visto in Alaska o in Patagonia o in uno dei 27 paesi dell'Unione Europea, perché quello che stiamo contrattando con la piattaforma con cui siamo giunti a un accordo, è una piattaforma che ha sede a Los Angeles, città che tu conosci molto bene, no? Hai vissuto per anni da quelle parti, ed è una piattaforma che ha circa 3 milioni di usuari, no? Ma la cosa importante è che siamo riusciti a contrattare andando a percentuale, quindi siamo interessati noi a gonfiare, a pubblicizzare, ma anche loro. Perché più persone assistono ai film, più guadagnano anche loro. Quindi e poi naturalmente delle eventuali entrate, vorrei essere con i piedi per terra, una parte andrà a coloro che hanno autorizzato il film online. Questo per sostenere anche tutte le enormi fatiche, certo, che abbiamo trovato in questo periodo, che non hai idea. Gente che montando un film viene scoperto, questo in Argentina, in un studio, un paio di sintomatici, e chiudono lo studio e il film salta. Mi è saltato uno per questo motivo, ma in altre realtà, dico il Cile, ma innanzitutto il Messico, la città del Messico, Buenos Aires, sono città dove la gente lavora da casa, no? Però ha del materiale che ha in studio e non lo può andare a prendere. Ci sono film che arriveranno non so come, con tantissime difficoltà, come quello cubano, o quei cubani, sono 5 film cubani che abbiamo in programma, perché la gente a Cuba, internet, diciamo, che funziona, che non è analogico, ce l'ha solo nelle istituzioni. E loro lavorano 4 giorni a casa, che non serve a niente, perché lavorano nelle cose domestiche, non possono inviare un film da casa. E quindi è un problema enorme, dove lì, nel caso cubano, si sente, si paga il costo da ogni punto di vista dell'embargo statunitense, che è una crudeltà illimitata. Soprattutto in questo periodo. Detto questo, le date del festival? Noi inauguriamo il 7 di novembre, e questo è un'anteprima perché non abbiamo ancora fatto manco il comunicato stampa. Lo faremo alle 17 al Salone del Trono del Museo Castello di Miramare, che è bellissimo, partner del festival, e che stiamo lavorando per fare il gemellaggio con l'altro castello, quello che sta in Messico, quello di Chapultepec. Chapultepec, bellissimo. E quindi contestualizzando il tutto, in quel momento alla cerimonia inaugurale conferiremo il premio Salvador Allende a 50 anni del trionfo di quel sogno, di quell'utopia che capeggiò quel grande massone ebreo, umanista, marxista, non so come chiamarlo, perché Allende era tutto,
a Joan Garcés. Chi è Joan Garcés? È uno dei più prestigiosi giuristi internazionali, colui che ha fatto la querela e che ha permesso a Garzón di mettere in galera, di rendere possibile l'arresto domiciliario a Londra di Pinochet. Joan Garcés è uno degli ultimi sopravvissuti, degli ultimi uomini viventi che erano amici del presidente. Lui fu uno degli ultimi a uscire dal palazzo di governo prima che fosse bombardato un giorno come oggi, un 11 di settembre del 1973. Lo sai che è il titolo di un film questo? Potrebbe essere il titolo di un film, un giorno come oggi. Che però l'Occidente fa fatica a ricordarlo, perché preferisce quello delle Torri Gemelle, perché questo nostro 11 di settembre è la vergogna del nostro cristianissimo Occidente, perché la responsabilità della tragedia cilena ricade tutta in questo nostro Occidente, e in particolar modo in due persone, ma sono due persone per amore di sintesi, Richard Nixon ed Henry Kissinger, ma in realtà c'erano tante complicità anche europee per far fallire un progetto che mirava a superare quello che stiamo vivendo in questo periodo, il capitalismo selvaggio, il neoliberismo, che in Cile vive, che in Cile ha la sede centrale, il paese per eccellenza neoliberista è il Cile. In Cile l'acqua è privata, in tempi di Covid-19 è una roba incredibile, demenziale. Io sono sicuro che anche la parte cinematografica di questa edizione del festival sarà estremamente interessante, per cui approssimativamente di quanti film parliamo? Di un centinaio, anzi qualcuno in più dei tempi normali, perché la possibilità della piattaforma ci permette di poter incorporare cose che a volte eravamo costretti a scartare, non perché non avessero qualità, ma perché lo spazio è quello che è. A Trieste, che tu sei stato l'anno scorso in giuria ufficiale e hai visto che il programma è fitto e non potremmo fare diversamente, perché quelle sono le nostre possibilità anche economiche. Per cui abbiamo avuto qualche problema per alcune sezioni che noi decentralizziamo. Per esempio quella del Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, no, non so se lo riusciremo a fare. Quello della scuola, il preside del Marco Belli, che è un istituto superiore di Porto Uruaro, ci tiene a farlo. Vedremo come, perché stiamo studiando, lui non vuole essere un portatore di siccità culturale. Beh, la realtà è che Trieste è portatrice invece di grande evoluzione, almeno culturale, perché si conferma città internazionale nella sua natura e non a caso ospita questo festival da tanto tempo. Un grazie a Trieste. No, un grazie a te che mi offre la possibilità di raccontare alcune delle novità di questa 35esima edizione. Grazie Rodrigo.